Al termine della carriera di mio padre, un critico scrisse che ne sia stato cosciente o meno, George Stevens è diventato, e anche in maniera autorevole, il portavoce del suo tempo. Il suo lavoro, il suo passaggio da romantico a realistico, riflette i cambiamenti che avvengono nella nazione e quei presupposti sociali e filosofici sui quali sono basati questi cambiamenti. Ora va, tranquillizza il babbo e la mamma e cerca di diventare forte e leale. Joe, cerca di essere come loro. Sì, Shane. Viene nominato per 3 volte presidente della Screen Directors Guild, il sindacato dei registi. Nel 1950 è membro del comitato di amministrazione, quando accuse di attività anti-americane dividono l'industria del cinema. Cecil DeMille, il più celebre membro dell'associazione, propone una norma che richieda ai registi di sottoscrivere un giuramento di lealtà obbligatorio e pubblico. Il presidente dell'associazione si oppone. Era John Mankiewicz il presidente, ed era un buon presidente. Ma una fazione capeggiata appunto da Cecil B. DeMille decise che non era degno di coprire quella carica. Cecil DeMille voleva destituire Mankiewicz e organizzò una vasta campagna di persuasione contro di lui. Per raggiungere lo scopo usò anche delle intimidazioni. Quando decisero di liberarsi di Mankiewicz, spedirono telegrammi ai membri della commissione. Conservo ancora uno di quei telegrammi in cui spiegavano la loro posizione. Era pomeriggio, chiamai l'associazione, ma non mi rispose nessuno. La cosa mi sorprese molto. George si precipitò all'associazione dei registi. Era deciso a capire come tutto questo fosse successo senza che l'associazione stessa ne fosse al corrente. Con lui c'era Martin Gang, un avvocato. Dopo aver esaminato la situazione, George dette credito a Clarence Darrow. Inoltre, tutte le segretarie dissero che l'associazione era stata diretta per mesi dall'ufficio di DeMille. DeMille, in effetti, tentò di fare un colpo di mano e quella notte mandò in giro dei motociclisti per ottenere voti da tutti i membri dell'associazione e tagliare fuori così Mankiewicz. Ma poi tutto questo venne a galla e fu lui ad esserne totalmente screditato. A quei tempi gli aiuto registi non avevano diritto al voto. Erano poco considerati e tenuti in disparte. Vennero ascoltati solo i vecchi registi. Erano tutti lì. E devo dire la verità, non ho mai partecipato ad un'altra assemblea così emozionante in tutta la mia carriera. DeMille parlò. Poi parlai io. DeMille tentò di difendersi, cercando di dimostrare le influenze straniere che esistevano nel nostro cinema. Cecil DeMille si alzò e disse: questo documento è stato firmato da Mr. Byler, Mr. Wilder e Mr. Zinnemann, pronunciando questi nomi in modo tale da sottolineare che non erano nati in questo paese. George aspettò di cogliere il momento più adatto, poi lesse il rapporto di un lavoro da detective che lui stesso aveva fatto. Ma prima si dimise dal consiglio dicendo: non voglio più farne parte. Non voglio più farne parte come americano, come regista, né come essere umano. Perché questo è un complotto. Esiste un atto di accusa. Sono membro del consiglio e ne sono responsabile. Posso fare solo una cosa: dimettermi. E raccomando ad ogni altro membro di questo consiglio che si senta in parte responsabile di omissione come me
o di aver partecipato al complotto, di dimettersi. Ad un certo punto John Ford si alzò e disse: mi chiamo Ford e dirigo Western. Poi si rivolse verso DeMille e aggiunse: vedi, Cecil e noi siamo insieme dal 1916 o dal 15 e io ti rispetto molto. A me si gelò il sangue perché vedevo crollare tutto il lavoro di Stevens. Ma Ford continuò: tu fai i film più belli, i migliori che si vedono nel mondo, e nessuno qui dentro può criticarti per questo. Però tu non mi piaci, Cecil, e non mi piace il principio che stai portando avanti. George si impegnò a fondo e usò tutta la sua influenza per annientare le aggressioni che si erano verificate verso quelle persone. Il suo intento era quello di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, perché lui era un autentico americano, nel senso migliore della parola. Questo avvenne durante il culmine del periodo di McCarthy. Fu un'esperienza elettrizzante. Guidai per 50 miglia sulla strada di Ventura e tornai indietro. Ero molto emozionato per aver visto sconfitte le idee di McCarthy. Allora il Why We Shoot, perché spariamo, perché giriamo. Sappiamo che in inglese c'è questa magnifica compresenza di senso, o chiamiamola pure ambiguità. E Stevens per l'appunto è un cineasta ambiguo. Più ambiguo non nel senso della regia trasparente, un nome per tutti, Böttcher o lo straordinario Joseph Lewis, della regia che spesso si annulla nel farsi macchina, non solo macchina Hollywood, ma macchina da presa, nel diventare una sorta di respiro, oppure una sorta di classicità, la non regia, la sublime regia hoxiana o Hitchcock-hoxiana, che raggiunge poi altri marchi ossessivi. Ecco, è difficile trovare un marchio ossessivo nel cinema di Stevens, se non, ripensando appunto al gigante, una sorta di quadratità, di tranquillità, di semplicità anche nel momento della piccola o singola prodezza tecnica. Avevo detto set, e in un magnifico perché affascinante, insomma, e forse senza intervento, informe film, Filmmaker's Journey, dedicatogli dal figlio qualche anno fa, vedremo i film girati appunto dal set, per esempio di Gunga Din, e vedere appunto il backstage a colori di un film in bianco e nero. È impressionante, di nuovo una specie di rovesciamento, una specie di, come se un bassorilievo cambiasse senso dei rilievi, dove c'è il rilievo ci fosse l'incavo, il concavo e viceversa. Buona visione.